Mi chiamo John Pallisa, lo ringrazio infinitamente. Tutte le persone presenti, ovviamente gli amici, i miei amici che stanno camminando con me, Giordano, Simon, se potete, potete almeno farvi vedere, almeno farvi vedere, Judith, fatevi vedere. Quindi lasciamo solo qua? No, se non la vedremo dopo. Sì, sì, allora siamo veramente. Allora, un po' intanto. Francesco, fatti vedere, è importante che si sappia che veramente, perché devo dire che questa è la terza marcia che faccio, Judite. È la terza marcia che faccio. Sono partito 3 anni fa a Santiago de Compostela dopo essere tornato nel Congo che avevo lasciato 14 anni prima. Io ho 42 anni, ho fatto 3 anni di università all'Università di Kinshasa, Facoltà Politecnica. Poi mi sono ritrovato nell'89 che c'era la caduta del muro di Berlino, quindi la perestroica. Sono ritrovato all'università nel momento più brutto, quindi... mi sono infilato in movimenti particolari di studenti, partiti politici clandestini, perché c'era solo un partito politico accettabile nel Congo, quindi era partito di Mobutu, perché noi avevamo un dittatore che governava da 30 anni. Perché poi, appena io sono partito, 92-93, cominciato praticamente un po', non subito la guerra, ma la guerra quella vera è cominciata nel 96 nel Congo, e questa guerra qua, di cui veramente in qualche modo non voglio parlare tanto, ma voglio soltanto parlare delle conseguenze, e dico quindi io torno a casa nel 2008 dopo che ho cominciato a lavorare, trovo una situazione veramente che non riesco neanche a spiegare senza che mi venga a piangere, una situazione molto molto difficile, dove non riconosci niente, non riconosci un amico, o ti dicono che è morto, chi è fortunato è andato via come te, le infrastrutture non ci sono più. Tornato in Italia ho cominciato a pensare che cosa si potesse fare in qualche modo, perché ognuno nel proprio piccolo deve fare qualcosa. Qui in Italia soprattutto non ci sono informazioni, che praticamente nessuno, o la televisione, nessuno racconta queste cose. Io ho sempre detto, le persone finché non sanno, io non posso dare colpa a loro. Ma praticamente, quando si prova a parlare del Congo, sembra che praticamente anche il buon Dio abbia dimenticato praticamente. Però, insomma, viene fuori un po' questa idea di marciare, di fare un po' questa cosa con me. Allora, io torno e dopo quindi trovo le conseguenze di questa guerra, una guerra che dal 93 fino al 2003, questa purtroppo lo deve dire, secondo un rapporto ufficiale dell'ONU uscito il 1 ottobre 2010, quindi 2 anni fa, questo rapporto dice che sono morte, cioè non meno di 5 milioni di persone, in sostanza c'è 5-6 milioni di persone dal 93 al 2003, un decennio, e poi questo perché sia un genocidio. Però comunque, dopo tutte queste parole, tutti questi rapporti, non succede niente. La comunità internazionale praticamente rimane in silenzio, perché in realtà dietro tutto questo silenzio ci sono gli interessi economici. Il paese è uno dei paesi più ricchi del mondo, ricchi nel senso potenzialmente. Solo di corrente, l'esempio che ho dato, noi potremmo vivere di quel barrage d'Inga, una centrale idroelettrica, quindi non parliamo neanche di carbone, stiamo parlando della forza della natura. Noi potremmo vivere anche di quello, ci sono paesi che vivono con niente, il turismo, cosa? Noi il turismo non paghiamo neanche, abbiamo la fauna, la flora, i parchi nazionali, no? Però parlo dei minerali. Non voglio parlare dell'oro perché sappiamo già, diamanti sappiamo già. C'è un minerale particolare che abbiamo nei telefonini, che abbiamo nei computer.
lavoriamo nell'elettronica, uno può dire non lo utilizzo, ma quando entriamo in macchina dove ci sono gli airbag, cioè abbiamo i navigatori satellitari, ormai anche negli ospedali ci sono gli strumenti per regolare le apparecchiature molto importanti, nelle armi in sostanza, nell'industria aerospaziale, questo materiale si chiama coltan. Quindi è il paese tutto veramente da ricostruire, tutto da ricostruire in sostanza. Quindi 7 milioni di morti in un silenzio veramente che qualcuno ha definito non solo imbarazzante ma quasi assassino della comunità internazionale. C'è un muro intorno a quel paese che si chiama Congo, ma è un muro semplicemente perché il paese è ricco, ci hanno definiti ricchi da morire. Ho visto che la sensibilizzazione è qualcosa di molto importante, fare conoscere, perché molta gente non ha accesso all'informazione, perché i media buttano fuori le informazioni che i politici dicono, in sostanza. E lì si è capito anche che bisognava andare verso l'Europa, perché qualcuno mi ha detto, noi prendiamo delle decisioni qua, ma la decisione della politica estera un po' si prende nell'altra parte, me la fanno capire così, qualcuno anche non è d'accordo, però mi hanno detto, molte decisioni si prendono lì. Ecco perché allora abbiamo deciso di andare a Bruxelles. Allora, personalmente penso che veramente camminare, insomma, sia un modo, quindi è un modo, è un gesto che noi compiamo, è una marcia, come l'abbiamo definita, di una comunità, perché ci sono loro, perché sono stato in Belgio a parlare con la diaspora congolese, loro subentreranno dove arriviamo, quindi organizzano loro in Belgio, forse anche a Ginevra, adesso stiamo un po' cercando di capire, però la gente sta entrando, non solo congolesi, ma c'è un amico del Camerun, lui è italiano, lui Giordano è italiano, è entrato nella marcia il giorno che partiva, cioè praticamente non ci conoscevamo neanche. Ci sono dei momenti in cui sembra che le nostre speranze e i nostri sogni si sono smarriti al di là dell'orizzonte. Abbiamo visto delle cose spaventose, le mura della guerra crollate, ricostruite dal fuoco e dall'inondazione, e di dover affrontare ancora un'altra prova, il mondo di nuovo in subbuglio. Abbiamo visto il peggio che la natura e l'uomo possono creare. Abbiamo visto delle città disgregarsi e i paesi crollare. Abbiamo affrontato incendi e inondazioni tremendi, usciti dalle ceneri per essere scossi un'altra volta dal tumulto. Ma se lo desideriamo con tutta la mente, possiamo dipingere il quadro di un mondo di pace, un mondo pieno di amore, e se lo desideriamo col cuore, possiamo farcela. Ieri se n'è andato e domani potrebbe non venire mai, ma finché abbiamo oggi non è mai troppo tardi.